Un cordiale saluto a tutti voi, buonasera, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV, questo è il telegiornale Occhio alla Notizia. Cominciamo dalla cronaca perché l'altra notte si sono vissuti momenti di paura all'interno di un'abitazione a Calcinelli di Saltara dove una coppia è stata svegliata in piena notte da un ladro e c'è stato praticamente un faccia a faccia. Ci racconta tutto in collegamento il capofamiglia praticamente. Buonasera. Buonasera. Allora, dunque, paura passata, immagino, anche se per digerire, tra virgolette, queste situazioni ci vuole un po' di tempo, ma ci racconta un attimo com'è andata e poi. Praticamente io e la mia ragazza stavamo dormendo di sopra in camera e ho la casa a due piani, quindi loro sono entrati dal piano terra, dalla finestra della cucina. Hanno praticamente alzato la tapparella e l'hanno fermata con delle mollette che hanno trovato lì nello stendio dei panni lì vicino e poi hanno forato con un trapano, non so se il trapano sia, io penso, o a batteria o quelli manuali perché noi non abbiamo sentito praticamente nessun rumore e hanno forato la persiana di legno e poi con uno strumento, con una spranga, qualcosa, hanno girato la maniglia infilandolo da questo buco. A che ora è successo? Alle 3 di questa notte, sì, all'incirca alle E voi non vi siete praticamente accorti di nulla. 3. Sì. Praticamente, ecco, cosa è successo? Ve lo siete trovati in camera da letto? Adesso non è stato proprio un faccia a faccia, praticamente si è svegliata la mia ragazza Lucia e quando ha visto la torcia del ladro. Delle luci, ha visto delle luci e sì, praticamente era la torcia del ladro. E quando mai aveva già afferrato la sua borsa e stava prendendo la via di fuga, insomma. Ecco, ma la A quel reazione. punto io mi sono alzato un secondo per capire cosa stava succedendo e il ladro praticamente era fuggito, era già di sotto e stava uscendo dalla finestra. Quindi erano uno o due a questo punto, perché non è Secondo me chiaro. era uno che è entrato e il secondo faceva da palo o comunque raccoglieva gli attrezzi fuori dal terrazzo. Ecco, ma la reazione di Lucia, la sua compagna, qualcuno potrebbe mettersi a urlare vedendo una torcia, una luce dentro casa, muoversi. Invece lei come ha reagito? Perché può essere No, da ma ha fatto manuale un questo. piccolo urlo e anche per questo ha fatto fuggire il ladro. Ha fatto un piccolo gesto nei miei confronti, non mi capiva che stava succedendo qualcosa. A quel punto io mi sono alzato e come le ho raccontato, insomma. Ecco, a un certo punto lei però oggi o stamattina, insomma, nella giornata di oggi, ha scritto su Facebook, ha lanciato un appello. Lo vuole lanciare anche attraverso la televisione? Sì, perché di solito questi ladri, da come mi dicono, mi hanno detto anche i carabinieri, tendono a trattenere le cose di valore all'interno delle borsette e lasciare insomma, i documenti, il portafoglio, queste cose personali insomma, in giro. Se qualcuno trovasse dei documenti appartenenti a Lucia Accessori, a Lucia Inci, è pregato magari di contattarmi al mio numero. Ok, o contatta la redazione di Fano TV o naturalmente può dare un'occhiata su internet, ma comunque ecco, può chiamare noi, poi noi chiaramente rigireremo il numero. Bene, io la ringrazio, le faccio tanti auguri. Non c'era l'allarme in casa comunque, ecco, questo è un altro dettaglio importante secondo No, me. no, infatti ho provveduto oggi a farlo installare, insomma. Ecco, questo no, gliel'ho chiesto perché come probabilmente avrà saputo anche dai carabinieri, che solitamente lo dicono in questi casi, ma lo si dice lo dicono un po' tutte le forze dell'ordine, quando i ladri devono scegliere un'abitazione preferiscono chiaramente andare dove non c'è l'allarme, magari desistono un po' se vedono che c'è invece un allarme in Sì, funzione. esatto. Ok, bene. Allora auguri, in bocca al lupo, grazie per questo suo intervento. Adesso andiamo avanti con il nostro giornale.